Batman. Pensavo che il peggio fosse passato. Da questo posto. Dalla finestra è entrata una pianta e ha preso quello che stava vicino. Siamo tutti nel mirino, ci lasceremo la pelle. Che cosa diavolo sono quelle cose? Immaginavo che fossi in giro. Qual è il problema con le piante? È complicato. Fammi indovinare. Poison Ivy. È in combutta con Joker? L'importante è che io riesca a impedire che le piante ricoprano tutta l'isola, ma... C'è sempre un ma, vero? Dove tenete Killer Croc? Ho trovato una porta nelle fogne, ma è sigillata. Il mostro ha la sua cella personale. È tornato in terapia intensiva sotto la stanza di trasferimento. L'ascensore scende nella vecchia fogna. Gli portiamo un po' di carne ogni tanto e cerchiamo di non pensarci. Ma è sotto chiave, più controllato di Joker. Non si può entrare senza l'autorizzazione del direttore, ha lui il codice. Grazie, Cash. Resta qui e non avvicinarti alle piante. Quelle uccidono.
chiusa. Può trovare un'altra via d'uscita. Prendetelo a pugni! Sbattetelo a terra! Thank you.
strade che portano in terapia intensiva sono bloccate e non riesco a bypassare la sicurezza. C'era un cecchino sul tetto. Lui è riuscito ad arrivarci. Devo trovare il modo. Sto rilevando attività sismiche su tutta l'isola di Arkham. Tutto bene? Le piante di Ivy stanno avendo il sopravvento. Devo fermarle se voglio evitare che l'isola resti sepolta. Sono pronti? Avete piazzato gli esplosivi? Fatto. Ha appena finito anche Razor. Bene, facciamo una prova. No! No, io sono ancora... Perché dobbiamo rimpolpare ancora la sicurezza?
Joker vuole che questo edificio sia mantenuto libero per Batman. Adesso è sigillato. Non può entrare né uscire nessuno. Non credo che sia così. Io ti abbasso! Batman è steso! Il piccolo pipistrello sta dormendo. Qualcuno lo finisca. Sono pronti? Avete piazzato gli esplosivi? Fatto. Ha appena finito anche Razor. Bene, facciamo una prova. No! No, io sono ancora... Perché dobbiamo rimpolpare ancora la sicurezza? Joker vuole che questo edificio sia mantenuto libero per Batman. Adesso è sigillato. Non può entrare né uscire nessuno. Non credo che sia così stupido da tornare qui. Se si fa vedere le bombe di Joker, lo stendono. E sei sicuro? Sì. Perché? Secondo te cosa succederà? Spero solo che stia alla larga tutto qui. Non voglio altri problemi. Joker ha quasi finito. Finalmente potremo andarcene da questa cavolo di isola. Sì, forse. Andate a sinistra, a controllare il passaggio. E le potremmo continuare a cercare. Hai sentito il capo? Eccoli, è Batman! Thank you.
visto la partita ieri sera. Più così grande e pauroso, vero Joker? Non ho ucciso quella famiglia! Avevi ragione, Jackie. È il classico caso di chi soffre di mania di grandezza. Chiudi il becco, stupido vecchio! Chiudete il becco! Dovete ascoltarmi! È un errore, non sono stato io! Aiuto, per favore! Ehi, dolcezza, così ti perdi la festa. Devo soltanto controllare il tuo prigioniero, mia cara. Come vuoi, ma vai alla svelta. Non ha una bella cera. No, infatti. E dovremmo essere dispiaciuti. Non ha mai superato la morte dei suoi genitori. Il trauma l'ha fatto impazzire. Che cosa sta succedendo nella tua testa, Wayne? Ah, è andato. Ormai è solo una carcassa. Liberatemi! È tutto tuo, Joker. Bene, forza, Joker, siamo pronti! Ho aspettato tanto questo momento, Batman. Diamo inizio alla festa con un bel botto! Pensato che fosse eccentrico. Quando
responsabile della ricerca, il dottor Gray, non ha fatto molti progressi, ma sembra che il lavoro gli piaccia, quindi che importa? Una guardia dei pazienti è stata è riuscito a curare quasi tutti i pazienti e vanta letti vuoti in tutte le stanze. Ti sfido a guardarmi negli occhi. Joker mirava ad assumere il controllo di questa domanda, ho pensato che fosse pazzo come tutti. Quando ha annunciato che voleva un ospedale capace di mantenere inalterata la follia dei reclusi più a lungo possibile, ho pensato che fosse eccentrico. Quando mi ha immobilizzato e mi ha intagliato un sorriso sulla faccia con il rasoio, ho pensato che non avesse tutti i conti. Su questo isolotto incastonato nella baia di Gotham, siamo pronti a tutto per evitare che le teste matte scappino di prigione. I recenti successi con Bruce Wayne, tipico caso di sdoppiamento di personalità, hanno consolidato la nostra reputazione di macellaio all'avanguardia. Continua a nasconderti, Batman, tanto il ti troverò. Il responsabile della ricerca, il dottor Gray, non ha fatto molti progressi, ma sembra che il lavoro gli piaccia, quindi che importa? La nuova guardia dei pazienti è presieduta da Wayne Jones. È riuscito a curare quasi tutti i pazienti e vanta letti vuoti in tutte le stanze. Di venire ad affrontare le tue paure, Batman! Credo che ne serva ancora!
Dimmi, quali paure sono rimaste da sconfiggere? Vediamo! Ti stai godendo la dose extra, Batman? Di tossine che potrebbe far impazzire 10 persone. Ma che cosa sei? Perché negarlo, Batman? Sei pazzo anche tu, come tutti noi. Tu hai bisogno di noi e noi di te. E per dimostrartelo, riempirò le catacombe con abbastanza gas allucinogeno da devastare le menti di Gotham per almeno 100 anni. Si incavolerà, Joker. Perché dovrebbe? Anche lui ha fatto uscire Crane. E che cosa c'è là? La cella di Killer Croc. Ehi, avrete sentito? La cella là sotto c'è la sua mangiatoia. Non c'è differenza. Chi entra non esce più intero. Allora perché Spaventapasseri sta scendendo? Chi se ne frega? Ho chiuso la porta a chiave. Non potrà più tornare. Thank you.
Quel tipo mi fa venire i brividi. Anche a me. Chissà cosa ci è andato a fare. Perché il capo... È qui! Seconda sessione con il paziente. Nome del paziente William Jones, alias Killer Croc. Allora, adesso cerchi di ragionare con me. Vuoi sapere